Ciao a tutti, riprendiamo qui con Life is Strange, il sogno di Ariel faro lontano. Stiamo rivivendo proprio veramente il sogno. Qui cos'è? Stanno ballando. Qui siamo meno male con Chloe, non ci abbiamo da nasconderci perché non sto vedendo come sempre la strada. Sto andando un po' a morso i bocconi. E qui siamo al dinner, ok? Qui alla discarica. Qui siamo appunto sul binari. Andiamo. Ah, qui quando siamo entrati dal preside. Stiamo rivivendo un po' tutto. Ma qui è meglio, almeno non ho da nascondermi. Qui siamo nell'ufficio del preside. Ma ci abbiamo da rivedere tutto il gioco in questa situazione qui. Eccoci qui su casa sua. Aiuto, non vedo. Oh, bene. Poi mi sono dimenticata di schiarire la TV. Non passo di qui, non ci passo. Non vedo. Oh, non vedo. Di qui non ci passo. Torniamo indietro. Cioè, da qui. Ecco. Mi potete illuminare una via, per favore, che non vedo? Mannaggia. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother clowns on a step fucker. Now Rachel. Travedo perché. No, non passo. Non ci si passa. Mamma mia, che buio. Dov'è il passaggio per arrivare a quel faro lassù? Mi sembra da qua. Aspetta, laggiù. Ma non c'è un passaggio. Non vedo niente. Ma forse da qua. Eccola qua, l'ho trovata. Veramente a tentoni sto andando. Oh. Oh, un po' di luce. Ale. Mamma mia, mi stanno facendo i video dei momenti di angoscia. Andiamo avanti su questa strada. Qua? Bene. Ma sto tornando dietro. Capisco. Meno male, siamo quasi... Oh, eccoci. Oh, alleluia, siamo quasi arrivati perché veramente... È stato un sogno triloce. Oh, alleluia. Ci siamo risvegliate. Max, Max, can you hear me? Please say something, Chloe. I must have passed out. Sì, anche a noi ci dispiace che tu abbia perso i sensi, perché veramente è anche stato angosciante, soprattutto la prima parte del tuo sogno. E questo tornado ci perseguita. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the. Eh sì, secondo me è successo un po' di macello. Vabbè, comunque, che cazzeruccio, se abbiamo sapesse, se ora lo dico, se si fosse saputo che c'era tutto sto macello, mi sarei tirata fuori, mamma mia, oh, guarda che bordello qua, tornato di sopra, di sotto, tempaccio, morti a destra, morti a sinistra, mamma mia. Max, this is the only way. I feel like I took a shot. No, ci vuole tornare al momento in cui abbiamo salvata. No. Ci vuole far tornare. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. Sì, va tutto sto macello per poi ritornare da capo. Fuck that. No. No way.
You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people. Mamma mia. Altra decisione difficile. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. E chi l'ha detto? Vabbè, back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max, you're the only one who can. Ammappati, ragazzi, qui ci sono i grandi colpi di scena. Oh, sacrifica Chloe, sacrifica Arcadia Bay. Chi sacrifico? Dai, non so. No, ma che capperuccio! E sacrificherò Chloe. Max, it's time. Una persona contro tutto un paese, insomma, vince il paese, so, è il numero. I don't want to do this. I know, Max, but we have to. È quello che dicevo anch'io. Okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have. No, che tristezza, no. You're my hero, Max. Oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. Ammappate. No, ma proprio ora poi mi stanno a chiamare. Fermi tutti, pausa, fermi tutti. Come sempre quando registri ti chiamano i momenti clou, riprendiamoci. Andiamo. Eccoci. La prima foto fatta in assoluto nel gioco. Eccoci qua. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Vediamo un po' cosa. What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Mamma mia. Mamma mia. È morta la nostra amica Chloe. Tutto questo macello per ritornare a capo. Punto da capo. Ok.
Ed ecco, si cancellano le foto. Ne appaiono di nuove. Nuova foto. Questa è, giustamente si cancella. Hanno beccato il professore. Questa però se ne va. Anche questa se ne va. Il nesso era tutta Chloe, praticamente. E via. Vediamo un po', siamo proprio agli sgoccioli. Ah, la tempesta non c'è. Era proprio quel punto lì, il nesso di tutto. Abbiamo provato tutte le varianti possibili, ma sì, era Chloe. Davvero. Guardate che bel tempo. Allora, so che stanno lavorando a Life is Strange 2. Speriamo che ce lo mandino subito tradotto, sottotitolato in italiano, così non dobbiamo aspettare un anno e che continui la storia. Magari riusciamo a salvare Chloe o sarà un'altra storia, chissà. Però il genere vi è piaciuto un sacco, spero anche a voi. Eccoci qua al funerale. Al cimitero. Triste, tristissimo. Mamma mia, che gioco! Veramente tristissimo. Tante decisioni difficili, difficili, esistenziali, veramente. Anche l'ultima presa. Cioè, abbiamo perso un'amica. Veramente, veramente. A me è piaciuto, un gioco è piaciuto, davvero. E quindi spero nel seguito che dicevo prima. Protagonisti del gioco, cioè Max è la protagonista, ma tutti insieme hanno contribuito al gioco, insomma, questo è differente. Con me fino alla fine di questo gioco, ma guardiamoci anche per tutta la funzione. Questo è? Oh, che tipo? Chi è questo? Ah, Frank. Usa anche lui. La farfallina, quella. Forse non c'è una speranza, non lo so. Chissà, lo scopriremo forse nel prossimo capitolo. Bene, e siamo arrivati alla fine. Abbiamo finito appunto anche il quinto episodio, quindi abbiamo finito il gioco. Io attendo positiva il prossimo gioco, Life is Strange 2, non so se appunto sarà, come dicevo, il continuo di questa storia oppure sarà una storia a sé stante, soltanto che sono felice che ci stiano lavorando, così potremo rigiocare a una storia del genere che mi è piaciuta tanto, nonostante sia stata triste, mi è piaciuta tantissimo. Bene, detto questo, io spero vi sia piaciuto il video, spero vi sia piaciuta la serie, mi raccomando commentate.
se vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ciao a tutti e alla prossima, prossimo video, prossima serie, chissà.